Anche quest'anno siamo presenti all'ISE, uno stand importante. Le tre parole chiave anche quest'anno come l'anno scorso sono la parte hardware, software e cloud. Ormai la parte audio-video si sta mischiando sempre di più a livello tecnologico con la parte software e quindi anche la parte IT. Lo dimostra poi tutte le novità e le implementazioni e prodotti che in questi ultimi anni sono state fatte. Uno dei primi prodotti che unisce un po' la parte audio-video, la parte software, appunto la connettività wireless, sempre più richiesta nel mercato delle meeting room e nell'ambito universitario. Un ulteriore prodotto a catalogo è il Connect Plus, novità di quest'anno, che va ad unire il quarto prodotto della gamma della serie Via Kramer. La particolarità è avere un ulteriore ingresso HDMI molto fruibile per la parte delle meeting room. Eccoci di nuovo qua, il video over IP. Ormai il mondo dell'audio-video, come dicevamo prima, si unisce sempre di più all'ambito del video over H264 o un JPEG 2000. Presentiamo infatti i tre principali prodotti della serie KDS, della linea Kramer, encoder, decoder H264 in JPEG 2000 con bitrate regolabile. Questo perché consente sempre di ottimizzare il prodotto sull'infrastruttura di rete. Non dimentichiamo comunque che facciamo parte del consorzio per la parte Dante, quindi che va a colmare tutto quello che è la parte video, quindi anche la parte audio over IP. Non dimentichiamoci della parte controllo. Allo stand è presente il nuovo Kramer Control, su un sistema di controllo semplice, versatile, si appoggia ovviamente su dei processori programmabili, i layout ovviamente si appoggiano a tutti i dispositivi Android e iOS e ovviamente sul nostro nuovo KT107 che è il nostro touch 7 pollici, con layout preimpostati, temi già preimpostati e quindi di facile utilizzo e di facile programmazione. Questo però non limita l'utilizzo in una sala multimediale nel controllo luci, proiettori, switch in audio video e controllo volume. Siamo qua alla parte dello stand Kramer che riguarda la room connectivity. Ovviamente già i nostri fedeli clienti conosceranno già la nostra gamma prodotti, ma non finiamo ovviamente di continuare a implementarla con nuove soluzioni anche sulla ricarica wireless a induzione di dispositivi mobili, ovviamente iOS, Android, eccetera, e sulla parte di personalizzazione delle soluzioni così definite T-Bus. Nuovi amplificatori audio, così chiamati PA120Z, 240Z e PA50Z. Sono tre nuovi amplificatori della linea Kramer, controllabili ovviamente attraverso la web page, due canali 60 watt o due canali 120 watt e quindi corrispettivamente un canale 100 e un canale 240. Anche qua un ottimo qualità prezzo grazie alla web page integrata che permette di andare a gestire non solo la parte di taglio frequenza e l'amplificazione ma anche un settaggio più fine attraverso il loro DSP interno.